Damn TV. 14 luglio 2022 sullo storico palco del Lucca Summer Festival tra poco salirà la strana coppia formata da Robert Plant e Alison Krauss per la unica data italiana. Un concerto attesissimo, noi siamo qui per raccontarvelo. Sono passati 15 anni dalla pubblicazione di Raising Sand, acclamato album di debutto dell'inedito duo formato dalla leggenda delle Zeppelin, Robert Plant, e dalla talentuosa cantante violinista Alison Krauss, stella di prima grandezza nel panorama country and folk americano. Pochi mesi fa, questo sodalizio artistico ha prodotto un nuovo lavoro discografico, Raise the Roof, forse ancora più intrigante e fascinoso del precedente, sempre sotto la vigile e ispirata produzione artistica di T-Bone Burnett. È proprio lo spirito del grande T-Bone e le sue raffinatissime sonorità vintage nouveau hanno caratterizzato la prima e unica data italiana di Plant & Krauss. Di fronte a un pubblico appassionato e preparato che ha gremito la bellissima Piazza Napoleone, sede storica del Lucca Summer Festival, i due hanno deliziato anche i palati più esigenti, grazie a un repertorio diversificato nelle fonti, ma compatto nel suono. Vecchi traditional anglo-americani, per lo più poco conosciuti, si sono mescolati a brani degli anni 50 come Gone Gone Gone, un omaggio agli Everly Brothers, o a chicche semi-nascoste come Trouble With My Lover di Alain Toussaint o Go Your Way della folk singer inglese Anne Briggs. In più, un paio di grandi classici degli Zeppelin rivisti e riarrangiati come tutto il resto, con grande raffinatezza acustica e abilità strumentali eccellenti. Le deliziose armonie vocali del duo sono il marchio di fabbrica del progetto, una cosa più unica che rara nella carriera dell'ex frontman degli Zeppelin, come candidamente ammesso sul palco quando ha spiegato di aver sempre cantato da solo e di aver scoperto un repertorio bianco fantastico grazie a questi straordinari musicisti. E se la Krauss, stilista impeccabile, canta sia timbricamente che tecnicamente nel più puro stile nordamericano, Plant, spirito rock mai domo nonostante sia prossimo ai 74 anni, esce a volte dagli schemi senza però mai debordare. Anzi, le sue escursioni vocali rendono il tutto più vivo, fresco, trascinante. Rich Woman dal primo album apre lo spettacolo tracciando sin da subito le coordinate artistiche. Sound impeccabile, Plant a dominare la scena, Alison a contrappuntarlo in modo esemplare. Una stravagante ma efficacissima versione di rock and roll entusiasma i vecchi fan degli Zepp, mentre chiunque altro rimane stregato dalla potenza evocativa di Please Read the Letter, brano cardine di Raising Sand. Anche se il culmine del concerto lo si tocca in una versione destrutturata, suggestiva, poetica di When the Levee Breaks, grande classico degli Zeppelin che mostra anche la formidabile abilità di Stuart Duncan al violino che duetta sapientemente con l'altro fiddle di Alison, creando atmosfere piene di fascino. Gone 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 e Can't Let Go, una cover di Lucinda Williams, chiudono il tutto dopo solo poco più di un'ora, unica vera pecca di uno show magnifico che ha ampiamente rispettato le attese.
A parziale discolpa pare che Alison Krauss non stesse bene e che per questo motivo si è scelto di fare un set ridotto, circa 4-5 brani in meno rispetto alle altre esibizioni del tour. Se la Krauss, la cui eleganza estetica è pari al suo talento, ha sorpreso solo chi non la conosceva, Plant ha sbalordito anche i suoi ammiratori più accaniti. In grandissima forma fisica, artistica e morale, ha sorriso sempre, si è divertito, ha scherzato con il pubblico e con i suoi musicisti, ha cantato da Dio, rimodulando timbri e tonalità. Ci ha ricordato così quei fuoriclasse dello sport che con il passare del tempo modificano le proprie caratteristiche tecniche per sopperire a un fisico non più in grado di reggere certi sforzi. Una dote questa solo dei veri fuoriclassi, quali certamente Robert Plant è. Questa sua terza vita artistica, che gli valse il plauso della critica, l'ammirazione dei colleghi e l'affetto del pubblico, ci fa capire meglio e ancora di più perché Robert abbia sempre detto di no a quello che sarebbe di certo il più grande business che il classic rock potrebbe oggi immaginare, e cioè una grande riunione delle Zeppelin. Thank you.